Rapporto uomo-natura, rispetto per l'ambiente e diritti umani sono alcuni dei temi affrontati sabato scorso nell'incontro Dolomiti senza confini organizzato da Beppi Monti e tenutosi alla sala polifunzionale di Comelico Superiore, un'occasione per spostare i riflettori sulla salvaguardia del pianeta Terra in relazione all'azione distruttiva dell'uomo, tra i numerosi ospiti presenti anche il sacerdote di origini cadorine Don Luigi Ciotti. Dobbiamo cambiare il paradigma per diventare una dimensione che rimette al centro la persona e quindi lavorare per un nuovo umanesimo che rimette al centro la persona e i suoi bisogni fondamentali. Una parola che è spesso in giro è sparita, i diritti. Ecco, allora in questo senso noi siamo qui per fare in modo che cadano questi confini, perché quando il Padre Eterno ha creato il pianeta ce l'ha consegnato a tutti con la stessa forza, la stessa dignità, la stessa passione. Di questioni ambientali e umanità migliore ha parlato anche il grande alpinista Fausto De Stefani, secondo italiano ad aver scalato tutti i 14.800. Io un amico che è un grande ricercatore della Grande Guerra e mi ha fatto vedere una lettera ultimamente dove un soldato scriveva alla mamma, diceva: ma il nemico è come noi. Questo la dice lunga, nel senso che prima di fare le guerre bisognerebbe pensarci bene. Con le Dolomiti, patrimonio dell'umanità, quello che è stato capito è che le Dolomiti non debbono più essere una frontiera ma un luogo di incontro, e per dare, come dire, anche un aspetto di tipo storico, l'idea che queste ferrate sono state costruite dagli eserciti di ambo le parti, poter dargli un valore etico, e cioè un percorso di pace nei luoghi della guerra.